Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap per andare a vedere assieme Gohan LR nuovo. Ne abbiamo parlato un pochino nel video di Cell anche senza vederlo. Sono abbastanza sicuro che questa unità sia migliore di Cell e la andiamo a provare in una rival. Ovviamente ci abbiamo C16 perché lo trasformiamo. Lo voglio vedere trasformato, almeno per farvi vedere la carta anche trasformata. Sarà un problema perché è splashato nella rival di Goku, quindi rischieremo la vita, questo è bello. Però abbiamo tanti tank, bello. Ragazzi, partiamo subito, andiamo. Sono abbastanza, come detto, abbastanza sicuro che Gohan sappia performare di più di Cell. Anche da non trasformato. Abbiamo visto Cell, abbiamo visto che fondamentalmente nella media quando non è trasformato è buono quando si trasforma, ma peccato che non si possa vedere in tutti gli eventi. Allora, vediamo un attimino, teniamo in questo modo, lo teniamo un attimo primo, tanto si stacca la difesa, è quello, si stacca la difesa Gohan, quindi alla fine ogni special che tiriamo lo aiutiamo e basta, quindi anche a quel lato andrà a tankare sempre. Questo è un attimo un team, ora il Kamehameha è un attimo un team un po' diverso da quello che è quello di Cell, ovviamente, però peccato, dobbiamo splasharci comunque C16, quello... il vero disastro. Ecco qua, la 12 key. Animazione carina, ok. E intanto si buffa la difesa. È un'unità già migliore, ragazzi. Solo per questo si buffa la difesa, quindi non andrà mai a crepare così facilmente. Questa è la situazione. Diciamocela così com'è. Diciamo che comunque come attacco abbiamo visto Cell 2.800.000 full ability. No buffer, ovviamente. Qua l'unico caso in cui avremo un buffer, quindi Gohan può godere tanto, no? È C16 quando è in turno, perché C16 è bello, è un'unità bella. Se c'è un Gohan in turno diventa un buffer. Eccolo, è diventato un buffer. Però non lo posso splashare. Questo è un attimo il difetto. Se Gohan si gioca in un Goku Family, addio trasformazione. Bisogna per forza splashare un androide, che sia un androide qualsiasi o C16. Questo è un attimo il difettuccio, un attimo, no? Ok, sì, va bene. Però è un ottimo buffer. Diventa veramente assurdo C16. C16 è veramente assurdo. Eccolo qua, 3.700.000. Vediamo già del danno più serio. C'è il buffer 50%, è verissimo, ok. C'è il buffer 50%. Non dico niente. Additional! Buffiamo la difesa! Gohan, ragazzi... Pur quanto mi annoia dirlo che non si trasformerà facilmente anche lui, almeno è buono, almeno i danni li fa. E Cell non li fa minimamente, questo è il vero problema. Cell è incapace di fare danni senza trasformazione, mettiamola così com'è. Sono due unità particolari. Gohan è buono anche non trasformato. È brutto non poter vedere la trasformazione spesso, ci si fa poco, lo stiamo per trasformare veramente, ok. Stavo dicendo, è brutto un attimo vedere la trasformazione poche volte, però è un'unità che riuscirà a fare robe anche da non trasformato, mentre il carosello è lì che ancora ad oggi piange, sta piangendo, lo sto per trasformare. Eccolo qua, active skill! Papam! Eccolo qua, trasformiamolo. È stato anche abbastanza facile. Ovviamente non siamo nel team dove lo andrei a giocare tranquillamente così. Stiamo splashando C16. E comunque un Goku Family prende tanti danni. Sappiamo com'è questo evento, è duro. Eccolo qua, Gohan Super Saiyan 2. Ciao! Ciao! Il bello è che siamo contro un solo nemico. Quindi, essendo che siamo anche contro un solo nemico... abbiamo un attimo la possibilità di trasformare le orbe in rainbow, quindi ci aiutiamo! Ok. Ah, 4.900.000, tranquillamente, così. Ciao, Gohan! Bellissima animazione, facciamo esplodere sto Goku. E tanca! Questo è il vero problema. L'abbiamo trasformato, ora è carino veramente. Tanca, perché tanca. Voglio vedere al prossimo turno quanta difesa... Aia! Ok. Cioè, siamo a rischio un attimino lì.
con quel, C16. Però il bello è che comunque ottiene un sacco di difesa alla fine, che anche splashato non è in realtà tutto sto gran problema. Se c'è un Gohan in turno, facciamo un team Kamamea e abbiamo due Gohan, uno per turno, anche se gira ottiene tanta difesa. Diciamo, Gohan è ridicolamente stupido per questa roba di C16. Potrei già finire qua lo showcase, ragazzi, e dire sì, Cell fa schifo, Gohan è meglio. Facciamo girare Goku, dai, facciamo girare Goku. Però lo giochiamo un attimino così, diamogli queste bellissime orb. Andiamo, tanto sono danni, tanti danni. Quanta difesa ha raggiunto attualmente? Vediamo un attimino. 145.000, l'abbiamo trasformato subito, quindi non sarà il tank della Madonna, ma va bene comunque, andiamo avanti, tanto tancheggia qua, non abbiamo tutti questi problemi. Vedete la bella differenza un attimino, qua non stiamo più prendendo danni abnormi. Questa è la differenza fra il team di Cell, quello che è un androidi in realtà poi, androidi contro Gohan. Tanca! Tanca! Roba che Cell non sa fare. Roba che Cell non sa fare. Anche trasformato non riesce a farlo. Esplodi, ok. Va bene, facciamo girare Goku, così otteniamo il boost all'attacco. Ragazzi, ci siamo. Abbiamo un Goku Super Saiyan. Dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare all'incirca. Dovrebbe funzionare. Vediamo un attimino. Prendiamo tutte queste belle orb. È stupidamente più forte Gohan, c'è poco da dire, stupidamente più forte Gohan. Eccolo qua ragazzi, Knockout Mode, peccato, ma va bene comunque. Quanto carichi? Solo questa è la mia domanda, quanto vai a caricare? Ah! Uè, 7 milioni e 9! E poi... No, beh, 7 milioni e 9 è uno schifo confronto a Cell. Ragazzi, questa è la situazione. 7 milioni e 9. 7 milioni e 9. Cell, levati dalle scatole. Ragazzi, non siamo in Dokkan Mode. Questa era la situazione che volevo ottenere un attimino. Rivedere un attimo quanti danni fa grazie a Goku in turno. E alla fine riceve il bustino se c'è Goku in turno che tira la specie. È un gran macello. In Goku in turno, in generale, che attacca. 8 milioni e mezzo! Cell? Sì. In effetti i tuoi 5 milioni di danno sono... No, beh, 6 milioni dalla 12 chi, beh! Gohan è rotto, fondamentalmente è rotto. Se lo si trasforma è veramente rotto. È un qualcosa di rotto, esageratamente rotto. È rotto. Ok, siamo contro Migatte, ragazzi. Abbiamo tutte le condizioni necessarie per il devasto. Poche orb confronto, quello forse è l'unico grosso nostro problema. Ok, perché sono poche orb? Noi ne vogliamo di più. Facciamole scendere un attimino. Ok, sì, andiamo in questo modo. Non dovrebbe raggiungere tantissimo danno per colpa delle poche orb. Sì, farà un pochino meno danno perché non ho preso tutte quelle orb come prima. Però divertiamoci, ultimo turno, anche perché là sotto poi creperò. In realtà però tankerà. Dovrebbe tankare. Non tanto, però dovrebbe tankare. La cosa buona... Wow, Goku quasi a 3 milioni, va bene. Un buffer 50% così è ridicolo. Dovrebbe comunque tankare perché riceve tantissima difesa. 7 milioni e 7. Sì, l'unica cosa è quella, ragazzi. Non è un attimo... Sì, dovevo prendere tantissime orb, come prima. Però sono comunque tanti danni. Danni che magicamente Cell non arriverà mai a fare. Quanto pigli? Ok, no, in realtà esplode. Ragazzi, questo era lo showcase di Gohan. Finiamo qua. Abbiamo già visto la carta. Sono ancora dell'idea che un po' mi rode pesantemente, che la trasformazione è difficile da ottenere. Ma come avevamo già detto, Gohan era un mostro fin dall'inizio. Era forte anche non trasformato. E da trasformato devo dire che sinceramente è il triplo più forte, però non ce n'è bisogno al 100% di trasformarlo subito. In questo caso l'abbiamo trasformato subito, amen, succede. Però confronto a Cell ha quella manina in più che è forte, confronto a Cell è forte, sia da non trasformato che da trasformato è molto più forte di Cell. Gohan, ragazzi,
Ragazzi, merita, pur quanto abbia questo problema che, ripeto, non mi andrà mai giù, della restrizione un attimo del dover giocare un C16 o giocare contro un androide o con un androide in team. È un attimo una restrizione che non mi piace più di tanto. Però, ragazzi, questa era la carta. Spero che il video vi sia piaciuto. Gone è superiore a Cell. Lasciate tanti bei commenti, lasciate tanti bei mi piace. Ovviamente, se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Stavo finendo un attimo... Gon, come ho detto, è rotto pesantemente, soprattutto quando stai per vincere, oh mio Dio, quando stai per vincere questo evento con questo team, con C16 splashato. Non dubitavo che fosse rotto Gon, 9 milioni e 3, se non schiva, non sembra schivare. Non dubitavo che fosse rotto, veramente non lo dubitavo. Non lo dubitavo che fosse rotto. È rotto. Ok, detto questo, ragazzi, io vi ricordo ancora una volta che mi potete seguire sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter. Tutti i link li trovate sotto in descrizione. E ragazzi, vi ricordo anche che potete trovarmi in live sul canale Twitch alle 21, live quasi tutti i giorni, tranne il sabato, ragazzi. Andate a mettere il follow. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.